Buongiorno, ancora una volta dall'autodromo di Pergusa. Ebbene, questa è la terza gara del campionato italiano riservato alle auto storiche e non c'è migliore occasione che vedere l'Etna a pochi chilometri da Enna. Enna che si trova nella parte centrale della Sicilia, è il comune, la città capoluogo di provincia che ha l'altura più elevata, ma c'è questo magnifico lago, il lago di Proserpina, che Mauro Valentinuzzi e le sue telecamere e i suoi cameraman lo stanno inquadrando in questa città che non è molto, molto grande, ma che ha un'università importante e che richiama anche tantissimi turisti, perché siamo vicinissimi a dei poli importanti a livello di storia dell'arte. Abbiamo Piazza Armerina davvero a due passi. Auto storiche che sono qui a Pergusa, molte di queste hanno calcato negli anni gloriosi dell'autodromo vicino a Enna questo asfalto, hanno scritto delle pagine importanti, ma diamo subito sulla griglia di partenza, una griglia di partenza importante, vi dico la linea a Camilla Ronchi. Sì, ciao Guido, è arrivato anche il poleman Massimo Rocconi, che è in coppia con Giovanni Gulinelli, sicuramente uno degli equipaggi da battere. Dominio di Porsche nelle prime posizioni. Massimo, dopo la vittoria di Monza e una bella prestazione al Mugello, quali sono le aspettative? Cosa ci aspettiamo da voi? Beh, diciamo che non abbiamo avuto modo di ancora di conoscere bene questa bellissima pista e quindi parto un attimino calmo, poi vedremo durante la gara. La gara è un'ora, quindi c'è tempo di fare quello che bisogna fare. Bene, la gara è lunga, sì, pista che ha messo a dura prova, Guido, l'abbiamo visto, sia i ragazzi terribili dello Sport Prototipi, ma anche ieri durante le qualifiche i ragazzi del GT, quindi con Domenico Guagliardo, seconda casella, pista difficilissima che ha messo davvero a dura prova tutti. È una pista velocissima, ovviamente noi siciliani la conosciamo molto bene perché è molto insidiosa, veloce, quindi cercheremo di sfruttare questo fattore a nostro favore. Quanti fan o familiari, amici sono venuti a fare il tifo? La famiglia tutta, fan ce ne sono tantissimi, speriamo di fare bella figura davanti a loro. Bene, la Sicilia che conta è tutta qua, cioè si respira la passione siciliana che davvero forse non ha uguali in Italia, ma andiamo a sentire ancora altri protagonisti, Ambrosio e Zardo, l'equipaggio pronto per partire per questa gara 1, quali sarà la strategia vincente? La strategia vincente è quella, essendo la prima volta che veniamo a Pergusa, quella di conservare la posizione per quanto possibile, in quanto abbiamo conosciuto l'autodromo solo ieri e quindi non è semplice, anche se sembra semplice, ma è tutt'altro, è molto veloce, molto bello, eccezionale dal punto di vista della guida, però è una gara lunga, bisogna stare tranquilli all'inizio e poi continuare. Grazie, beh, bello, credo che anche Mario Sgrossi sia contento di sentire questi complimenti da parte dei piloti, un autodromo che ha delle caratteristiche uniche, non soltanto spettacolare, perché siamo in un contesto bellissimo, quindi davanti ci sono le Ferrari, ma qua c'è la Maserati di Quaresma. Qual è stata la strategia? La strategia è, ho davanti macchine molto potenti, quindi l'importante è portare a casa il risultato. E più punti possibili e niente, e fare una bella gara. Bene, fare una bella gara, quindi abbiamo sentito Porsche, Maserati, abbiamo una Fiat 142 di Turizio, guardate che spettacolo queste vetture. Innanzitutto grazie per portare in pista e farci raccontare questi bellissimi esemplari. Beh, questa è la mia prima esperienza qui a Pergusa. La pista è molto veloce, peccato che abbiamo i rapporti un po' corti. La macchina ha già una cilindrata piccolina, poi con i rapporti corti sarà un po' difficile, però faremo del nostro meglio. Bene, sicuramente è difficile, devo dire che è davvero incredibile. Grazie per questo spettacolo che poi l'amico Guido Schitone avrà l'onore di raccontare. Lui che conosce davvero, anche se dice di no, le conosce tutte le caratteristiche di queste vetture. Quindi Pergusa, l'hanno detto tutti, qui è difficile, si va veloce e poi ci sono le varianti strette. Sì, sì, hanno ristretto queste varianti. Di dove sei? Palermo. Ecco, sì. Questi cordoli rossi che hanno fatto all'interno dei cordoli sono molto pericolosi. Io ieri
stavo facendo un po' di danno. Al di là comunque dei cordoli, quanto è bello essere qui sotto il vostro sole con le tribune che io devo dire si stanno veramente riempendo, c'è tanta gente oggi qui a Percusa. Beh, è stupendo, quello che dovrebbero capire gli organizzatori è fare un po' più di gare qui da noi. Bene, allora noi vogliamo ancora più gare e noi torneremo, spero sempre, qui a Percusa perché ci troviamo davvero molto molto bene. L'ospitalità siciliana è famosa nel mondo, ma io continuo finché non mi tolgono la linea perché davvero voglio fare parlare tutti i protagonisti di questo terzo round del campionato italiano velocità auto storiche. Mi sta guardando con quel sorriso sotto il casco, felice, preoccupato? Felice sì, perché esserci è una cosa bella, un pochino preoccupato perché sempre prima della gara, anche se siamo in auto storiche, ma un pochino d'apprensione c'è sempre. No, soprattutto perché siete in auto storiche, mi verrebbe da dire, ma davvero complimenti, buon divertimento, buona gara. Io lascio la griglia di partenza, poi mi troverete in pit lane. Quando vorrai Guido, io ci sarò per aiutarti a raccontare questa gara. Ciao! Ciao, grazie Camilla. Beh, hai anticipato tanti nomi noti, ad esempio hai intervistato Turizio. Turizio è giovane, ma il suo papà, che è Cosimo, è stato uno dei migliori piloti, non solo italiani ma anche europei. Si è affacciato anche con una bellissima marcia nel campionato europeo di Formula 2 e io, che sono abbastanza, ho l'età più o meno di queste vetture, posso dire che l'ho visto correre. E andava fortissimo e ancora adesso mi dicono si diletti con macchine molto importanti, si diletti a girare ogni tanto ed è stato un grande pilota, ma abbiamo anche Renato Brunusiglio, insomma abbiamo tanta gente, ha intervistato Guagliardo che non è solo un grandissimo pilota ma è uno dei maggiori esperti del mondo Porsche in Italia e forse in Europa, che gestisce vetture sì anche nel mondo dei rally. Hai parlato con l'autore della pole, Ronconi, che corre con Giovanni Gulinelli. Correvamo assieme io e Giovanni ha debuttato nel 1988 nel campionato organizzato da Henry Moro con la Formula Italia, poi lui è andato avanti, è diventato uno dei migliori esponenti della Formula 3 italiana. Ci sono macchine importanti, abbiamo visto le Porsche, ha intervistato Turizio che ha una splendida Dallara X19 ed è stata una delle vetture che io osservavo in pista. Le prime Dallara X19 corsero naturalmente in gruppo 5, ce n'era una bellissima sponsorizzata all'epoca dall'Olio Fiat ed era guidata da Guglielmo Mannini e iniziò a stravincere i campionati italiani di quel gruppo. C'erano Mannini, c'era Robby Filannino a correre con queste vetture che erano splendide, ma ci sono tantissime Alfa Romeo, c'è una GTV6, qui le GTV6 corsero nel campionato europeo turismo nel 1983, prima ancora ci sono anche delle GTAE, ovvero le Alfa che nacquero nel 1970 e che con Toine Hezemans vinsero il campionato europeo. Ci sono le GTV 2000 gruppo 1 che dominavano all'epoca quello che si chiamava il trofeo FISA, ovvero Federazione Italiana delle Scuderie Automobilistiche. Non c'era un campionato italiano per quanto riguardava le vetture di serie, ma c'era proprio un trofeo FISA che raggruppava sia le gruppo 1 che erano le turismo di serie, sia le gruppo 3 che erano le gran turismo di serie. L'autore della pole ha una vettura spuria, nel senso che è una Porsche 934 che era nata per correre in gruppo 4 ma è modificata in 935, che è la vettura con cui la Porsche debuttò nel mondiale Endurance nella seconda metà degli anni 70, nella prima gara del campionato Silhouette che si svolse, guarda caso, in Italia all'autodromo del Mugello. E noi, questo per dirvi anche la nostra anagrafe, c'eravamo e c'era stato un bellissimo duello tra le Porsche, le BMW 635, qui ce ne sono mi sembra 4, tutte le CSI che erano state modificate per il gruppo 5, e c'erano anche tante vetture sport e prototipi. Quindi un campionato italiano riservato alle auto storiche che naturalmente ha una non ha una classifica assoluta, come vedete c'è un po' di mix tra le vetture, ci sono 4 raggruppamenti
raggruppamenti. I quattro raggruppamenti significano l'anagrafe delle vetture all'interno dei raggruppamenti, poi ci sono le classi e le sottoclassi. Vedete la livrea nera importante della Porsche 934/35 dell'autore della della pole, ma andiamo subito a vedere appunto Ronconi e Guagliardo in prima fila, poi Rizzuto e Amoroso in seconda, Turizio e Quaresima, ex ottimo kartista, affanatico della Maserati, poi vi racconterò, ieri mi ha raccontato la sua la storia anche di questa vettura, che sono in terza fila, poi Picciurro e Crescenti, Guerra e Crocchini, che ieri ha aggiustato la propria Alfa Romeo 33 ai box proprio a metà delle prove, ha ottenuto un ottimo tempo, poi in sesta fila Bateman con una Lotus Elan, poi Blue Max, Bassi, Guasti, Cecchini, Amendolaggin, Garofalo, Chiaramonte, Benusiglio e Lupoli, questi sono i primi 20, stanno affrontando adesso l'ultima parte dell'anello dell'autodromo di Pergusa e fra breve si lanceranno quando saranno tutti quanti allineati verso la prima curva. Gara lunghissima, gara che dura 60 minuti, naturalmente ci sarà il pit stop, un minuto per il cambio tra i piloti, alcuni corrono da soli per cui dovranno scontare una penalità ulteriore, poi alla conclusione della corsa ci saranno tutte le varie le premiazioni per le classi e i gruppi, che appunto sono quattro gruppi. Guardate, bravissimi i ragazzi delle auto storiche, non pensiate che vadano a passeggio, fanno impressione, sfiorano anche loro i 170-175 km all'ora di media, addirittura la Porsche che si trova al comando, perché parte in pole position, ha una potenza superiore ai 500 cavalli, poi vi racconteremo la storia di tutte queste vetture. Ecco che adesso Ronconi premerà forte il pedale sull'acceleratore, seguito da Guagliardo che vorrà fare bella figura, sicuramente Guagliardo è anche un ottimo pilota, Ronconi è un gentleman grazie anche a Giovanni e Gulinelli sta crescendo tantissimo, ma attenzione anche dietro perché Rizzuto, Amoroso, lo stesso Turizio, nonostante non abbia tantissima cavalleria, saranno dei rivali molto molto pericolosi. Tutto è pronto per questa partenza di un campionato d'autostoriche italiano che ha già vissuto tre tappe, la tappa del Mugello, la spettacolare tappa di Monza che ha concluso a livello temporale l'ACI Racing Weekend, il primo ACI Racing Weekend italiano, quello che è partito con la prima gara del campionato italiano Gran Turismo Sprint, e adesso siamo alla terza corsa del campionato autostoriche sul tracciato che in teoria dovrebbe essere il più veloce in Italia, naturalmente ci sono le varianti che rallentano. A Pergusa si corre ormai da tantissimi anni, poi c'è stato un momento di pausa, ma speriamo tra breve di avere anche il presidente dell'ente autodromo, che è Mario Sgro, che tra le altre cose ha corso con un Alfa Romeo ed è stato un ottimo pilota, a farci compagnia. Vedete come sono perfettamente allineate la vettura di Ronconi, che ricordiamo è una biturbo, mentre è aspirata quella di Guagliardo. Vedremo in accelerazione chi potrà avere la meglio, sono due categorie differenti, comunque dietro di loro le altre due Porsche. In questo momento c'è ancora una semaforo rosso, sono scattati, vedete che la biturbo 934/35 di Ronconi va a prendere il comando davanti a Guagliardo, che però è un pilota tostissimo, che va ad infilare e si prende la soddisfazione di andare in prima posizione. Magnifica la partenza di Turizio, degno figlio d'arte, che si ritrova subito ad attaccare la Porsche, che naturalmente avrà molta più potenza e riuscirà alla fine a mantenere il secondo posto. Vedete intanto le BMW, le 6.35 CSI, vedete addirittura Turizio che si trova in seconda posizione con la Dallara X19, che nasce 1003, poi
venne portata anche a 1006, che però viene superata dalla potenza del motore Porsche di Roncone. Maturizio si prende la rivincita, va alla staccatona, guardate l'aerodinamica dall'ara X19, che ha sicuramente la meglio sulla cavalleria della 934-35. Abbiamo intravisto anche la Lotus Elan di Bateman, mentre c'è Quaresima, altro pilota fortissimo che con la propria Biturbo è alla caccia della Porsche di Rizzuto, che è un altro dei tanti piloti siciliani presenti in questa terza gara del campionato d'autostoriche. Guardate, stanno andando veramente molto molto forte. Qui c'è la prima tra le Alfa, che dovrebbe essere quella di Crescenti, se non erro. Ci sono sia delle GTAM sia delle GTA, e poi c'è anche un gruppo con delle GTV 2000. Continua la lotta sempre tra la Porsche di Ronconi e la Dallara X19 di Turizio, mentre Rizzuto va ad attaccare un Ronconi in leggera difficoltà. Ronconi poi verrà sostituito da Giovanni Gulinelli, che è un pilota professionista. Vedete che nel momento in cui però c'è un dritto, la cavalleria, i quasi 600 cavalli della Porsche colorata di nero, hanno la meglio invece sulla RS Porsche del pilota siciliano, che con una bellissima entrata alla prima variante va ad insidiare da vicino Ronconi, che fa un po' tenta di chiudere la traiettoria. Questo ha consentito alla Maserati di Quaresima di affiancarsi, di stare in scia. Poi naturalmente adesso si aprirà il gas e Ronconi farà ciao ciao con la manina a tutti quanti. Guardate, in pochissimi metri ha lasciato proprio la Porsche di Rizzuto, quasi impotente. Ricordiamo che questa Porsche deriva dal modello 930, poi il modello 930 era il modello turbo, poi un preparatore tedesco che era anche proprietario di uno dei maggiori team che prendevano parte alle gare internazionali. Ancora qui ci sono queste baruffe tra porscisti. Qui invece le baruffe sono tra l'Alfa Romeo, questa è una GTA, la GTA di guerra, con la piccolina Alfa 33 di Crocchini, che vi ho detto ieri armeggiava con le chiavi inglesi per cambiare l'assetto anteriore della propria piccolina, e che è lì che sta insidiando una vettura che è molto più prestazionale, che è una vettura di gruppo 2. Vi dicevo di questa Porsche, la genia della 934, poi modificata in 35 da loro, è una vettura originale. Questa nasce dalla 931, che è un modello speciale che aveva sviluppato un preparatore tedesco, che era Kremer, il rivale del team di Reinhold Joest nelle gare del mondiale Endurance e nelle gare dei vari campionati che si svolgevano attorno alla Germania. E l'idea di Kremer di rendere la 930 un'arma da guerra della Porsche fu un'idea geniale. Mentre mi ha raggiunto Mario Sgro, adesso con calma lo faremo accomodare, il presidente dell'ente autodromo di Pergusa, si accomoderà tranquillamente, mentre vediamo sempre Rizzuto all'attacco della Porsche di Ronconi, ed è bravissimo, comunque resta bravissimo il figlio di Cosimo Turizio, perché con la Dallarina X19 è lì in seconda posizione. Allora saluto subito il presidente, stiamo vedendo una gara tra le altre cose spettacolare. Ho già avvertito i nostri telespettatori che queste vecchiette, che hanno più o meno la mia anagrafe, vanno fortissimo, che le medie sono elevatissime, e secondo me è anche una grande gioia ospitare queste vetture che hanno fatto parte della storia di un autodromo fondamentale per quanto riguarda il mondo dell'automobilismo, presidente. Grazie dell'invito. Mi viene il magone perché vedendole, non è presente, perché vorrebbe correre. Vedendole, perché le mie esperienze di pilota, se così
potrebbero definirsi, appunto appartengono a questo tipo di macchine, e nel momento in cui proprio Pergusa negli anni, fine anni 80 e 90, ha contribuito parecchio a diffondere, diciamo, questo tipo di sport che oggi è diffusissimo ovunque, però all'epoca tutto parte qui in Sicilia dalla Targa Florio, dove all'epoca le Ferrari di Violati e gli altri, oggi è impensabile magari vedere, certo, una macchina del genere su strada. Beh, ricordavo ad esempio ci sono molte vetture tipo le GTV6 che qui hanno calcato ad esempio nell'83 le prove del campionato europeo turismo, c'erano 60 macchine. Certo, ma c'è anche, avete visto le GTA, qui con le GTA venivano a correre quei piloti importanti come Facetti, che proprio qui è venuto diverse volte. E, ho visto un po' quello che è il parterre delle macchine, sono macchine particolarmente adatte a un percorso, a mio avviso, tranne qualcuna, così come il nostro tracciato, velocissimo tracciato, per loro, magari per alcuni di loro che era da anni che non venivano, troveranno la novità, per certi versi favorevole, che non hanno, non si impattano più nei cordoli alti, perché queste macchine col tipo di sospensione più stradale, ecco, avevano a volte questo tipo di difficoltà. Comunque ci sono fior di piloti, gente che ha scritto pagine di storia anche, certo, dell'automobilismo, certo, moderno. Infatti adesso, ad esempio, adesso stavamo parlando di Turizio, che è figlio di quel Cosimo Turizio, che è stato un, io parlavo del Cosimo Turizio, grande protagonista anche dei campionati europei di Formula 2 con la marcia BMW della scuderia Vesuvio, ma ricordiamoci Turizio era mostruoso ad andare sia con le vetture sport prototipo sia con quella deliziosa Ford Escort RS di cui era uno dei massimi interpreti, c'erano lui, c'erano Alval, c'era Martino Finotto, insomma era un gruppo di piloti che noi che abbiamo un'anagrafe, l'ho detto, più o meno simile a quella di queste vetture, o che almeno siamo cresciuti con, vedendo le gare di queste vetture, ricordiamo benissimo. Intanto c'è un siciliano, è un siciliano primi secondi, Guagliardo e Rizzuti, Guagliardo che, ho detto, non è solo uno dei maggiori preparatori di Porsche in Italia, ma è anche un ottimo pilota. Sì, come no, ma lo è stato fra tutte le altre cose, quando lui corre sempre, predilige sempre le Porsche, chiaro, ovviamente, e ai tempi, appunto negli anni 90, lui qui correva con la 911S, le 2000, perché appartenenti al periodo F, come quello che abbiamo ora, diciamo fino al 65, sì, questo era il periodo. E lui questo tipo di attività difficilmente mancherebbe nella sua pista, perché qui ha vinto parecchie volte insieme ad altri palermitani, c'è un bel gruppo di piloti palermitani. Però volevo un attimo, Guido, farti notare una cosa bellissima. A volte si parla della distanza di Pergusa, a volte si parla della distanza degli autodromi. Bene, cercate di immaginare, qui è presente, sta correndo in questo momento con una bellissima Lotus Elan Richard Bateman, è un dentista inglese che ha corso in tutta Europa negli anni 90, ma adesso gareggia e partecipa a tutti questi festival e campionati che ci sono in Europa, tra Goodwood Revival o il Festival di Le Mans. Ma la cosa importante è che lui è uno storico campione di Francia del 2014 con questa Lotus Elan, e quindi gira il mondo, non si preoccupa minimamente delle distanze, perché questa è una malattia che contagia, guarda. E Pergusa, perdonate l'immodestia, da conterraneo e da cittadino, guardate in che location è incastonato questo bellissimo circuito. Guardate la cattiveria di Rizzuto, che non segue i consigli ma va a centrare i cordoli. Vi avevamo parlato delle GTAM, questa probabilmente non sappiamo se è una GTAM o una 1750
modificata, comunque la GTAM derivava proprio dalla 1750, nasce nel 1970 quando cambiano i regolamenti del gruppo 2 e vince subito al debutto con il pilota olandese Toine Hetzeman, che poi è diventato il distributore delle gomme Bridgestone in Europa. Iniziano, lo avete già visto, le prime fasi di doppiaggi con Ronconi che ha avuto la meglio sulla vettura di Turizio, che naturalmente non ha la stessa velocità delle Porsche. Parlavamo di Lotus Elan, c'è stato, se non erro, un grandissimo pilota siciliano che quando ha smesso di correre con le moderne, parlo di Anficar, correva con Luigi Moreschi proprio nelle auto storiche con la Lotus Elan, quelle gialle. Certamente, ricordo certo. Bene? No, non ricordi assolutamente, e soprattutto con le partecipazioni a tutte le targhe florie storiche, ecco. E quindi parlavi di Ronconi, è un decano di questo gruppo, classe 1947, corre dal 73 sempre con vetture Porsche ed è stato 6 volte campione italiano. Accanto a lui c'è Giovanni Giulinelli, che invece è un pilota professionista. Correvamo assieme, ha iniziato con la Formula Italia di Henry Morrow, Giovanni, quindi ha guidato anche la mia macchina, la leggendaria numero 21, andando subito più forte di me. Poi ci sono quelle cose strane che incrociano la passione dei questo motori. Questo è Bateman? Sì, certo. Le cose strane. E tra parentesi, non è facile vedere una Lotus Elan in circuiti così veloci come può essere Spa, come Monza, come Pergusa, però ripeto, la passione sicuramente è dell'impegno. La Lotus Elan che poi ha permesso ad un'intera generazione di piloti, soprattutto britannici, di iniziare, di approcciarsi alle corse, è stata una delle vetture mito. Ricordiamo addirittura che la Mazda, di fatto, la piccola Mazda Spider, non è altro che una versione riveduta, corretta e modernizzata di quello che è stato un cavallo di battaglia della produzione della casa di Colin Chapman. Qui abbiamo 2 Alfa confronto, abbiamo una 75 contro una GTA, la GTA con un errore da parte del pilota che va a fare il pendolo, trasferimento di carico, finisce nell'erba ma non tocca, mi sembra, le barriere, quindi potrà riprendere comodamente la propria corsa. Era Guasti, se non erro, il pilota. Questo che bello, guarda che bella passione. Una Lancia Delta integrale guidata da un 80enne. Mentre in corso aveva già, chiaramente, così come il regolamento prevede, la licenza già rinnovata. Chiaro. Esatto, ed è qui, è venuto Garofalo, che è uno spettacolo vederlo con la stessa passione di quando era ragazzino. Mi sembra anche giusto, perché questi ragazzi in pista se le danno davvero di santa ragione. Prima ricordavo ad esempio Benusiglio dagli anni 60 corre, ha frequentato insieme a suo fratello, che è scomparso qualche anno fa, ha frequentato davvero gli autodromi, direi in tutte le categorie, dal primo posto, sono stati degli ottimi piloti di Formula 3 alle gare del Mondiale Marche, hanno fatto veramente la storia dell'automobilismo, come hanno fatto la storia dell'automobilismo anche tanti altri che sono qui presenti, alcuni poi portano dei cognomi molto importanti e sono figli o parenti d'arte, penso ai Chiaramonte ad esempio. Sì, come no, Chiaramonte, ecco. Qui il famoso Chiaramonte Bordonaro, stavo dicendo, è stata una proprio leggenda questo del motorsport. Per noi, ma lo è stato in particolar modo per Enna, perché prima diciamo che il progetto dell'autodromo di Pergusa nasce grazie a una gara cittadina che si svolgeva nel centro storico di Enna e nell'area periferica sotto le colline, ed era chiamato il Giro della Cravatta. Ebbene, Bordonaro Chiaramonte, il barone, se non vado errato, era il barone Chiaramonte, ha vinto l'edizione del 1950 con una Ferrari 212 Export, e quindi ha partecipato a 5 delle 7 edizioni del Giro della Cravatta, qui in Sicilia in modo particolare, poi era molto ma molto acclamato. Guardiamo intanto sempre la Delta integrale di Garofalo, che
alle cui spalle c'è l'Alfa di Lupoli. Qui siamo con Ronconi, qualche problema ai freni, è arrivato leggermente lungo, è stato costretto a tagliare, abbiamo visto che sollevava del fumo, ma era più che altro la ghiaia, adesso giustamente lo ferma un commissario, è una vettura sovralimentata, per cui quel fumo che vedete dagli scarichi non deve preoccupare nessuno. E qui siamo con Quaresima, grazie Mauro Valentinuzzi. Quaresima invece è uno dei piloti più giovani, tra virgolette, eccolo qui invece c'è un'escursione, un'altra escursione fuori pista da parte di un Alfa che mi sembra abbia un problema alla sospensione, sì, infatti è costretto a fermarsi, ha un problema a una sospensione anteriore destra, quindi un cordolo forse preso troppo generosamente per il pilota di questa bella Alfa GTA 1600, che deve essere Guerra, che si trovava in una buonissima undicesima posizione, quindi era tra i primi di quelli che correvano nel suo raggruppamento. I suoi tecnici stanno andando a controllare l'avantreno dell'Alfa GTA. Qui siamo ancora con Garofalo che ce la sta mettendo tutta e sta andando forte, ma prima vedevamo Quaresima, se riuscissimo a ritrovare la Maserati Biturbo rossa, perché dicevamo che Quaresima è uno dei piloti più giovani. Ieri mi ha raccontato la sua storia agonistica, lui proviene dal mondo dei kart, poi per questioni professionali ha dovuto interrompere, aveva acquistato una Maserati Biturbo, è andato al festival organizzato dalla Maserati qualche anno fa all'autodromo di Modena, riuscì ad ottenere un ottimo tempo, da quel momento folgorato sulla via di Damasco ha iniziato a gareggiare con questa vettura di cui è un grande fanatico ed è riuscito anche a trovare tutti i pezzi di una Maserati da corsa da un relitto o di una Biturbo. Eh sì, appunto questo è quando parliamo di passione. Qui è importante e spero di poter apprezzare quello in questi piloti, perché hanno esperienza, molti da vendere, e spero di apprezzare la gestione della macchina, perché è chiaro che una Lancia Delta integrale piuttosto che una Maserati, macchine un po' più moderne, è chiaro che sono più avvantaggiate per quanto riguarda l'affidabilità. Ovviamente le vecchiette come le GTA, che parliamo di vetture di quasi 60 anni, e ce ne sono altre che già hanno superato quell'età, lì bisogna vedere se il pilota non si fa prendere, ecco, la mano. Dalla foga, anche perché ecco, bisogna gestire soprattutto i freni, esatto, che qui sono sollecitati. Considerate che Pergusa, notoriamente, è un circuito dove il piede sta giù per quasi l'88% della... Voglio sottolineare una cosa, il giro più veloce, siamo in gara, quindi in prova andavano ancora più forte, 1.52 e 0.43, l'ultima fila dei GT del campionato italiano GT Endurance, un pilota con la Lamborghini ha girato in 1.50, forse non è un pilota fortissimo lui, però questo dimostra quanto vanno forte le cosiddette vecchiette. Abbiamo Camilla Ronchi che dovrebbe essere proprio con Guerra, disappunto per Guerra per quel problema alla sospensione anteriore. A te Camilla ai box. Sì Massimo, un problema sembra la sospensione anteriore, quindi la Giulietta torna mestamente ai box, però al di là di tutto com'è andata, al di là dell'incidente? Ma dai, parte il posto, mi stavo divertendo tantissimo, è tutto molto bello, peccato perché non ho preso tanti cordoli, però evidentemente qualcuno di troppo l'ho preso, perché mi ha ceduto la sospensione sul rettilineo, non so cosa sia successo di preciso, ma vabbè dai, le corse sono così. Tanti che cosa ti porti a casa di questa esperienza? Ma la Sicilia, dai. No, per la gara purtroppo c'è poco da fare, dai. Grazie. Pilota Emiliano Guerra, vedete la tuta, le Man Classique, insomma, come dice Sgro, sono tutti piloti che hanno una bellissima esperienza e anche un bel passato pesante alle spalle. Mario, per Pergusa questa è una data importante perché accolgono il secondo ACI Racing Weekend dell'anno, la terza gara delle autostoriche, la prima gara come l'anno scorso dell'italiano Endurance, che ha dato un pochettino il via alla rinascita di questo autodromo.
Ma sì, già è da 3 anni, abbiamo finito il 2020 con la Coppa Florio, una bella 12 ore in due manche di 6 che ha dimostrato che potevamo rientrare a pieno titolo in quello che sono le gare titolate, che era il nostro principale obiettivo. L'anno scorso c'era un po' di scetticismo, quest'anno come vedete ce n'è di meno, siamo certi che l'anno prossimo comincerà. Anche perché ci sono delle novità in vista, sembrerebbe. Ci sono tante novità in vista, che sono sempre quelle che noi innanzitutto, il nostro obiettivo è sempre migliorare le strutture che per anni, ahimè, magari non hanno avuto le cure e non sono state attenzionate, ecco, come oggi e la tecnica è tutto ciò che riguarda le nuove tecnologie applicate in pista richiedono, e noi contiamo molto come sempre su quello che è l'accoglienza. Noi siamo in una meravigliosa riserva, per fortuna la lungimiranza di chi legifera ha permesso la convivenza tra l'autodromo e la riserva in pieno rispetto. Infatti abbiamo un periodo dell'anno che chiaramente non corriamo, perché è giusto così. Quando la fauna deve nidificare. Perfettamente, facciamo lì solo attività di test silenziati e quindi che rispettano le norme di quello che potrebbe essere un inquinamento. Si stanno fermando, attenzione, perché è il momento delle soste ai box, chi corre da solo, chi invece è in coppia, un minuto di sosta imposta obbligatoria, poi chiaramente potranno intervenire i tecnici. Scusi se l'ho interrotta, ma dovevo anche rendere conto del motivo per cui la vettura di Rizzuto è il vostro lavoro, il nostro è un commento, così come siamo al bar, qui siamo in un bar, quindi, ma un bel bar, ecco, devo dire la verità. Niente, un importante segnale che abbiamo voluto dare noi a queste autostoriche, perché magari qualcuno forse le chiama le macchine di serie D, di serie F, però assolutamente no. Le macchine da corsa sono tutte da corsa, l'adrenalina esce fuori nel pilota di Formula 1. Si è fermato Ronconi, attenzione che salirà Gulinelli, e adesso credo che la classifica possa acquisire, vedremo Giovanni, acquisire anche un volto nuovo, perché questo è un pilota che va veramente tanto forte. Bene, niente, stavo dicendo che l'istituzione di questo trofeo Città di Enna, avete visto perfettamente, sapete, immagino, che abbiamo trattato tutte e tre le categorie nello stesso modo. Lo vincerà chi è che nella propria categoria farà il giro più veloce in gara. Per noi le storiche sono importanti come lo sono il GT. Oggi la novità, e adesso ti lascio e ti ringrazio dell'ospitalità, perché ovviamente altri impegni istituzionali, ecco, perché sappiamo che poi oggi ci sarà anche una bellissima parata, ecco, e stavo dicendo che arrivano da tutta la Sicilia. Volevo dare il benvenuto e volevo ringraziare l'Automobile Club d'Italia e l'AC Storico, perché con Pergusa probabilmente inizia un nuovo percorso di quello che può essere anche un modo e l'approccio delle storiche all'interno di un circuito, mentre c'è una competizione di velocità. Voglio anche ricordare una cosa, che per gli appassionati delle auto storiche, la Sicilia spesso e volentieri è anche una terra di conquista per andare ad acquistare le macchine, perché qui il rapporto popolazione e proprietari di auto storiche forse è quello superiore di tutta Italia. Devo dire la verità, con grande rammarico. Però ormai i siciliani non le vendono più. No, stavo dicendo proprio questo, con grande rammarico, devo dire la verità, io appartengo a quel settore, ho diverse macchine d'epoca, ne ho avute non ti dico quanto, ma qui c'è stato il saccheggio sì, di tedeschi e soprattutto giapponesi per le Abarth. La Bravissimo. Sicilia era la regione. Ma infatti in Italia non c'è più un Abarth, ecco, e uno le trova tutte in Giappone. Ancora ce n'è qualcuna importante, perché chi è che l'aveva l'ha tenuta perché l'ha amata sin dal primo momento, ma nel momento in cui a volte sono venuto a mancare il legittimo proprietario, l'utilizzatore, la famiglia, i parenti, ecco, hanno preferito svoltare il garage e magari
aumentare il conto in banca e purtroppo hanno permesso all'Italia di perdere quello che è un patrimonio, a mio avviso, storico e culturale, certo, sportivo, certo, che non ha uguali. L'automobile, che se ne dica, che ne dicano molte moderne generazioni, è stato dell'arte. Ricordiamoci il futurismo è nato anche per promuovere la velocità, per promuovere le automobili che stavano nascendo proprio in quel periodo. C'è un legame fortissimo e credo che vederle correre come questa rarissima, perché sono rare le Dallara X19 originali, ci sono delle Fiat X19 modificate in stile Dallara, esatto, ma questa di Turizia invece è una autentica Dallara. Ed è uno molto coraggioso, perché mettere una macchina originale di questo tipo e di questo valore, metterla a repentaglio di qualche incidente, roba varia. Ieri siamo andati a controllarla tutta, siccome l'abbiamo vista nascere, essendo io di Parma e amico dell'ingegner Dallara, le abbiamo viste nascere queste vetture, proprio la testata del motore, che ricordiamo è un 128, un 1300, il bialbero con scritto Dallara, è perfettamente originale, mentre alcune che venivano utilizzate soprattutto nel mondo degli slalom si chiamavano Dallara, ma in realtà erano delle X19 e modificate. Questa invece è la Fiat X19 Dallara, con cui Dallara prese parte anche al campionato mondiale Endurance, quel famoso gruppo 5 Silhouette di cui vi parlavo, di cui è stata protagonista la Porsche 935 ed erano protagoniste anche le BMW 635, non in questa versione, questa è la versione gruppo 2, quelle che guidavano Grano, Kelleners, Dieter Quester nel campionato europeo che si disputava sempre a Pergusa. Certo, la mia prima Pergusa, no? Posso dirlo, ecco, quando è stato? Ma 39 anni fa, 1983, gara del campionato europeo turismo gruppo 2. Bene, e bene. C'era Tom Walkinshaw con le Jaguar, c'erano le vetture di Angiolini, del Jockey Club, di Alfa Romeo, le MG Metro che poi facevano un trofeo, quindi sono vecchio anch'io di Pergusa, poi non mi sono perso nessuna gara di Formula 3000 e ammetto che la mia carriera da telecronista è iniziata a Pergusa, perché andai ad aiutare un collega della Rai a parlare di Formula 3000, ero inviato speciale di Autosprint, mi ascoltarono in media se mi assunsero, quindi Pergusa ha dato i natali a tantissimi piloti. Devi sapere che nel 1987 qui Gilles Villeneuve ha fatto la prima gara con un Alfa, certo, 33, se lo ricordiamo perfettamente. E io dico un'altra cosa, che il nostro regista Mauro Valentinuzzi nel 1983 era con me ed è stata anche per lui la sua prima Pergusa. Quindi possiamo dire grazie a Pergusa, certo, a parte che io ho ascendenze, cioè un cognome come il mio non è sicuramente di Bolzano, sono siciliano di origine, per cui non ci sono problemi. Niente, io prima di andare via volevo semplicemente affermare quello che abbiamo detto sinora per quello che può essere la Sicilia e tutto ciò che riguarda l'ambiente autostoriche. A ottobre, il 15 ottobre, noi festeggeremo il 60° anniversario del primo Gran Premio del Mediterraneo di Formula 1, dove Bandini davanti a Baghetti e Siffert vinse. E sarà una bella festa, stiamo cercando di portare quelle macchine, proprio quelle macchine, e già abbiamo trovato, pensa, la Lotus 18 che in quella gara corse Nino Vaccarella, recentemente scomparso, e pensa il rammarico che noi abbiamo non poterla avere qui da noi. Ma la cosa più bella qual è? Che questo connubio Targa Florio Pergusa, nella stessa data qui ci sarà anche la passerella, ci sarà una tappa della Targa Florio Classica. Questo, ripeto, perché l'impegno di AC Storico, dell'Automobile Club d'Italia, in questo settore, oggi più che mai è vivo e presente. Io di questo vi sono grato. Grazie Presidente Mario Sgro, ci vediamo buona gara. Ringrazio, ne avrò tante da commentare. Adesso torniamo in presa diretta, si stanno effettuando i cambi, mancano circa 31 minuti alla conclusione della corsa. Si è fermato il leader della classifica, Guagliardo, il padrone di casa, vi ho già detto, uno dei migliori preparatori di Porsche in Italia e anche un grandissimo pilota sia nel settore velocistico sia nei rally. Qui c'è un'escursione fuori pista, brutto questo testa coda, ma vedete le vetture
di qualche anno fa sono forse più gestibili da controllare, non perché vadano più piano, ma semplicemente perché, avendo meno controlli elettronici, avvertono il pilota e il pilota sa che cosa fare. Si ferma una vettura che è stata protagonista del campionato europeo turismo proprio nel 1983, è la GTV, questa è la GTV Alfetta, la seconda versione, quella che utilizzava il motore 2.5 6 cilindri, il classico 6 cilindri Alfa Romeo che poi è stato montato su tante berline di lusso, mentre qui siamo sulla Alfa Romeo GTA, stanno effettuando il cambio piloti, qualche problema nello slacciare le cinture. Questa è un'altra Alfa Romeo GTA, ricordiamo la genia delle GTA, nasce come 1600, poi nacque, questa è la vettura di Quaresima, poi nasce anche per la classe 1300, la versione più piccolina, la 1300 Junior. 1600 e 1300 hanno dato vita per anni in Italia, non solo in Europa, perché in Europa hanno vinto sempre i campionati europei gruppo 2. Con l'Alfa GTA voglio ricordarvi che tra i piloti che sono cresciuti al volante di questa macchina, partiamo da Ignazio Giunti, al mio coequipier in Formula 1, Andrea De Adamic, Nanni Galli, Carlo Facetti, Teodoro Zeccoli, che era il collaudatore dell'Autodelta, tantissimi altri piloti, tanti preparatori che armeggiavano sui motori bialbero Alfa Romeo, perché poi alla fine il Twin Spark, che venne usato nelle Formula 3 degli anni 90, alla fine derivava sempre dall'Alfa Romeo, da questo glorioso motore che è uno dei motori più antichi del mondo, insieme al 4 cilindri Peugeot che poi diede vita all'Offenhauser che vinse ad Indianapolis, è sempre lo stesso motore, è evoluto nel corso del tempo. Classifica con Turizio che ancora deve fermarsi, che sta per essere raggiunto da Guagliardo, eccolo qui, però Turizio si trova per il momento provvisoriamente al comando, fra breve si dovrà fermare, si ferma intanto l'Alfa Romeo, questa è una GTV, dovrebbe, sì, è un gruppo 1, quindi è una turismo di serie, non so se è un gruppo 1 o 1,5, perché ci fu un anno in cui per correre a livello internazionale si correva con 1,5, che erano delle vetture di gruppo 1, turismo di serie leggermente modificato, cambio piloti tra Lupoli e il suo collega, qui c'è l'Alfa 75 che è una delle vetture più recenti. Vi ricordo che non esiste una classifica assoluta, esistono le classifiche per raggruppamento e poi le classifiche verranno anche premiati i giri più veloci. Quaresima con la velocissima Maserati Biturbo che lui accudisce e custodisce gelosamente, gira tutta Italia per trovare i pezzi di ricambio, per non avere dei problemi soprattutto a livello di motore della propria vettura. Questo è Bateman con la Lotus Elan, Sgro ha parlato lungamente di questo pilota straniero. Abbiamo intanto Camilla con un altro ospite che credo abbia appena concluso il proprio turno. Te Camilla. Questa è la mia prima esperienza. Sì, con Giovanni Bassi, quindi sorridente, è sceso dalla sua Alfetta. Mi racconta qualcosa di questa sua vettura? Questa è una macchina che ho preso 5 anni fa, l'ho sviluppata piano piano, adesso è un gruppo 4, ci sta cominciando a dare delle belle soddisfazioni perché è una macchina molto sincera nella guida e abbastanza performante, siamo ai primi step di motore, l'assetto è perfetto, quindi riusciamo a essere abbastanza veloci nelle chicane, più veloci di altri, poi paghiamo un po' in rettilineo perché non abbiamo tanti cavalli. Però se uno si ha il coraggio di buttarsi dentro nelle chicane, nelle curve, guadagniamo dove gli altri poi ci distaccano in rettilineo. Però la macchina è divertentissima da guidare. Poi è un'auto classica, storica, ha un bel palmares antico, insomma, vinceva i campionati europei ed è una bella soddisfazione portarla. Grazie, grazie davvero. Grazie.
Vedete che si divertono, ma stanno andando davvero fortissimo. Addirittura Giovanni Culinelli, ve l'avevo detto, attenzione, perché a livello di prestazione assoluta cosa stanno combinando. Questa è una GTAM, quindi è la 2 litri dell'Alfa Romeo, l'ultima arrivata. Poi ci ritorno al discorso sull'Alfa Romeo. Giovanni Culinelli 1.49, 351 media di 163 km all'ora per la sua Porsche, la Biturbo. Si ferma bravissimo Crocchini, che è salito con la piccola Alfa 33 in settima posizione. L'Alfa 33 è stata protagonista del CVT, ovvero del campionato italiano di velocità turismo, soprattutto in gruppo N, quindi in turismo di serie. Questo è un, invece siamo tornati con un Alfa Romeo GT, una GTA 1600, vi ho detto. C'era la GTA Junior 1003, poi la GTA 1006, poi è arrivata la GTA 2000, che era la GTAM. GTA perché era Gran Turismo alleggerito, e la GTAM fu la vettura lanciata dall'Alfa Romeo nel campionato europeo del 1970. Dopo venne superata questa vettura da altre, soprattutto dalla concorrenza delle vetture tedesche, delle BMW, vedete una bellissima 6,35. Poi l'Alfa si riprese questi titoli europei mettendo in pista appunto le Alfetta GTV 6 cilindri. Le Alfa poi che vincevano sempre la Coppa del Re alla 24 ore di Spa Francorchamps. Qui invece siamo su una 1750, da un 2000 GTV gruppo 1, lo riconosciamo dai cerchi della Scuderia Vesuvio, che è uno dei sodalizi più importanti per quanto riguarda il motorsport italiano, naturalmente Scuderia di Napoli, tantissimi piloti, Turizio lo abbiamo già citato, ma non solo, c'erano anche tanti piloti del nord che gareggiavano negli anni 70 e negli anni 80 con le belle insegne di questa rossa e su sfondo bianco, mentre la 75 ha superato in pieno rettifilo l'Alfa GTA, con Guagliardo che gira sul piede dell'1.54, Gulinelli che sta recuperando qualcosa come 4 secondi al giro. In terza posizione, ripeto, sono delle posizioni virtuali perché non esiste una classifica assoluta, comunque c'è la splendida prestazione della Dallara X19 di Turizio, che esce in questo momento dai box, va a affrontare la prima variante. Dallara X19 che venne presentata al Salone di Parigi, all'epoca il Salone di Parigi era uno dei saloni più importanti a livello automobilistico di produzione, fu una delle vetture con cui l'ingegner Dallara collaborava con quello che era il reparto corse della Fiat e della Lancia. Già all'epoca Dallara era l'uomo, insieme all'ingegner Tonti e all'ingegner Dalla Chiesa era un motorista e aveva sviluppato questo motore e correva tra le altre cose con una 128 ed era velocissimo. Dicevamo, Dallara, Tonti, Dalla Chiesa si inventarono questa X19, che di fatto era un'evoluzione ulteriore di quello che era il progetto, il megaprogetto da parte del gruppo, della Lancia e della Fiat, di avere una propria rappresentanza in ogni classe, in ogni categoria del motorsport a livello internazionale. La Dallara X19, Dallara aveva già collaborato soprattutto sulla parte meccanica di quella che è stata la vettura che ha creato l'epopea della Lancia nel mondo dei rally, ma non solo, ovvero la Lancia Stratos. La Dallara X19 seguiva la prima produzione dei prototipi triposto, le famose triposto della Dallara, che avevano debuttato all'autodromo di Varano con Bruno Pescia, e appunto le X19 che in questo momento si è fermata, la vettura di Turizio si è fermata per un problema
non sappiamo di quale natura. Peccato, peccato, perché questa dopo questa grandissima gara non ci voleva. Vi dicevo appunto, la X19 poi dopo fece anche il proprio debutto e prese dei punti nel mondiale Silhouette. Le Silhouette erano le vetture che sostituivano i prototipi nel campionato mondiale a partire dal 1976, prima gara, una 6 ore all'autodromo del Mugello, dove appunto la Porsche 935, le BMW 635, ma non queste, queste sono quelle del gruppo 2, non del gruppo 5, questa addirittura ha i colori ufficiali del BMW Motorsport, che all'epoca vedeva anche una stretta collaborazione con un preparatore. C'era la BMW Schnitzer, c'era la BMW di Eggenberger, c'erano le BMW di un italo-belga, Luigi, ovvero Luigi Cimarosti, che hanno fatto di fatto anche loro la storia dell'automobilismo dagli anni 70 agli anni 80. Pensate che proprio qui a Enna, a Pergusa, Roberto Ravaglia vinse con una 635 CSI la gara del campionato europeo riservato alle vetture turismo. Siamo con Guagliardo, che adesso ha visto assottigliarsi il proprio vantaggio nella classifica assoluta, comunque è al comando della propria, del proprio gruppo Guagliardo, non solo della classifica assoluta, secondo è Gulinelli, terzo, approfittando della sosta o del ritiro, lo sapremo poi più tardi, e se Turizio ritornerà ai box penso che potremmo anche intervistarlo in quanto figlio d'arte, che mi sembra vada forte quasi come il papà. Diciamo terzo è Salito Quaresima con la propria BMW Biturbo, poi abbiamo Zorzi, Rizzuto con la Porsche, Bertnelli, Turizio viene ancora classificato in settima posizione ma ha un giro di distacco, poi la splendida Alfa, la piccolina, l'Alfa 33 di Crocchini, in nona posizione la Elan che danza all'interno delle varianti di Pergusa, questa è la Maserati Biturbo di Quaresima, grandissima la prestazione di questo pilota che gira su dei tempi più che interessanti, 1.59.5 e 1.58. Dicevamo, dietro a Crocchini c'è Bateman con la Lotus, poi Pantaleo, Gaio Fatto, De Beaumont, Cecchini, Guasti, Garofalo, Gentilini, Milla e in bimbo, poi in 19esima posizione dovrebbe esserci il nostro amico Santi De Filippis, che è un altro degli storici piloti siciliani, poi ritirati purtroppo Guerra, Picciurro, e non sono partiti Picciurro e Chiaramonte per dei problemi tecnici alle loro vetture. Questa è la Maserati Biturbo, qui invece siamo con la seconda Porsche, vedete quella minacciosa argentea, questa è l'Alfa Romeo GTV, la 6 cilindri gruppo 2, inseguita dalla BMW 635. È Gaio Fatto al volante dell'Alfa Romeo, mentre c'è sempre Garofalo alla guida della Lancia Delta, adesso verrà probabilmente superato dal proprio rivale, e qui invece c'è questa bellissima Porsche che dovrebbe trovarsi nella quarta posizione assoluta. È salito Zorzi al volante di questa bella vettura, eccolo qui, sentite i 6 cilindri boxer, silenziato, musica per le nostre orecchie, vettura straordinaria, è un gruppo 4, quindi Gran Turismo speciale, a differenza del gruppo 5, la 934-5, che in questo momento è guidata da Giovanni Gulinelli. Il gruppo 4, con queste vetture ci sono stati tanti piloti che sono usciti dalla scuola
Porsche, con questa è abbastanza tra virgolette recente, però ricordiamo in Italia Ennio Bonomelli, Giovanni Borri, insomma c'erano tanti piloti specialisti di queste vetture. Questa, ripeto, è più recente. Perfetta la traiettoria da parte di Zolzi, che gira sul piede dell'1.57 e quindi è il terzo più veloce in pista. Gulinelli ha preso il suo ritmo, gira sul piede dell'1.51, resta suo il giro più veloce, 1.49.351. Zolzi sta ben lontano dai cordoli, non vuole sforzare la meccanica della propria Porsche, si è fatta da parte l'Alfa GTA gialla e blu, le Alfa gialle sono tipiche di una importante scuderia siciliana dell'epoca, mentre per quanto riguarda le gare internazionali le Alfa gialle erano quelle di Monzeglio, che era uno dei tanti preparatori del motore quattro cilindri made ad Arese. A te Camilla con un altro ospite. Sì, con Paolo Amendolagine, difficile il tuo cognome, ci siamo visti, ci siamo anche parlati a Monza, qui è tutta un'altra storia. A Monza era una pista veloce, qui è una pista velocissima, io non so quale dei due è veramente il tempio della velocità. Comunque stiamo andando bene, diciamo, al primo stint, finché ho lasciato la macchina, primi di classe, non ci possiamo lamentare. Manteniamo la vettura fino alla fine e speriamo di arrivarci. Ecco, che consigli hai dato al tuo coequipè? Assolutamente in questa seconda fase di non salire più sui cordoli, perché la macchina comincia a risentirne. I cordoli sono molto importanti qua per Gusa, sia per fare il tempo, ma sono anche fastidiosi per la meccanica della macchina. Per cui oggi gli ho consigliato di stare un po' più lontano dai cordoli. Grazie. L'Alfa, la bellissima Alfa colorata di blu di Beaumont. È una GTA, probabilmente è un 1750 in specifiche GTA AM, quindi anni 70. Davanti c'è l'Alfetta Coupé, l'Alfa Coupé GTV, il 6 cilindri. Qui c'è sempre Garofalo che ha guardato nello specchietto, si trova alle spalle la velocissima Alfa 33 di Crocchini, che è davvero molto bravo con questa vettura, che adesso però si trova De Beaumont dietro di lui. C'è una differenza di un giro di vantaggio da parte di Crocchini, che probabilmente farà passare una vettura più potente come il Gruppo 2, che aveva una potenza di circa 240 cavalli, per sbarazzarsi di Garofalo. Crocchini va oltre il cordolo, lo supera, Garofalo ha alzato il piede, mentre mi sembra che sia sparita dalle loro spalle proprio l'Alfa Romeo di De Beaumont. Adesso vedremo che cosa è successo in quella curva. Questa è sempre un'Alfa GTA. Che sta andando verso la prima curva. Ecco, guardiamo che cosa è successo. C'è Crocchini che sta attaccando Garofalo, però da quella curva non vediamo più transitare l'Alfa di De Beaumont. Infatti ha perso delle posizioni, o ha tagliato oppure è stata costretta a fermarsi. Ecco qui l'Alfa GTA di Pantaleo, mi sembra sia quella di Pantaleo, che si trova
a livello assoluto in un'ottima nona posizione, mentre lo abbiamo intravisto in precedenza Giovanni Gulinelli, il fortissimo pilota di Padova, sta girando alla media di 163,8, giro più veloce ancora per lui, 1:48.784. Quando mancano circa 11 minuti alla conclusione della corsa, adesso è a 14 secondi e 7 da Guagliardo, il quale inizierà anche ad accusare un poco la fatica. Comunque Guagliardo è al comando del proprio raggruppamento, ripeto, sono quattro i raggruppamenti divisi in sottoclassi. Il primo raggruppamento è quello che prevede il periodo, le vetture degli anni 60, e quindi ci sono le Alfa, eccolo qui Giovanni Gulinelli che sta districandosi nel doppiaggio delle vetture più lente, sono le vetture degli anni 60, quindi ci sono tutte le GTA, l'Alfa Giulia Spring GT e la Lotus Elant. Il secondo gruppo è quello più recente degli anni 70, quindi abbiamo le GTAM, le GT2000, c'era purtroppo anche una splendida Renault Alpine A110 preparata da Terrosi, portava le decals di quello che è stato uno dei maggiori preparatori di queste vetture, insieme ad Audisio Benvenuto c'era Silvio Terrosi, e le Porsche Carrera RS, quelle di Picciurro, di Guagliardo che ha il comando, e quella di Rizzuto. Il terzo gruppo invece è quello degli anni tra la fine degli anni 70 e negli anni 80, in cui sono entrati sia la Dallara X19 che si è ritirata di Turizio, sia la Porsche 930, quella che sta andando, che poi è iscritta come 930, in realtà è un 34/35, quella di Gulinelli e di Roncone, che avevano dominato anche la corsa di Monza a livello sempre di prestazione assoluta, quella che ha ottenuto il giro più veloce in assoluto, 1:48.7. Poi c'è il quarto gruppo dove ci sono le vetture più recenti, che sono l'Alfa 33 di Crocchini, che ricordiamo è settimo assoluto con questa piccolina. Io ho gareggiato con una Gruppo N Alfa 33 in una gara del campionato italiano di velocità turismo, lasciamo stare la prestazione, eravamo in pochi per cui ho preso anche la coppetta, ma insomma la prestazione non era stata eccezionale. E poi una Delta Integrale, la 75 Alfa, quella di dei due guasti, e poi la Maserati Biturbo di Quaresima. Guardate Crocchini che sta dando spettacolo, ci piace questo pilota, perché questo pilota, ve l'ho detto, proprio verso a metà delle prove di ieri pomeriggio si è fermato, ha iniziato ad armeggiare per modificare gli angoli di camber della propria 33, probabilmente perché nei giri precedenti aveva preso male i cordoli e quindi la vettura era uscita fuori assetto. Comunque si era chinato, poi è arrivata la moglie, gli ha passato delle altre chiavi inglese, si è rimesso in vettura e ha ripreso la via della pista, ottenendo un ottimo tempo perché partiva nelle primissime file. Si può gareggiare con le auto d'epoca anche senza pensare di spendere delle cifre folli. Diciamo che le vetture italiane e soprattutto le vetture che hanno il motore delle Alfa Romeo sono delle vetture molto resistenti, che hanno pochi problemi. Sicuramente maggiori problemi può aver avuto la piccola Dallara, perché il motore Fiat girava anche molto in alto, quindi era un motore abbastanza fragile rispetto appunto a quelli motori dell'Alfa Romeo. La 33 aveva il motore, ricordiamo, motore a sogliola, boxer. Qui c'è Bateman che sta lottando con l'Alfa di De Beaumont, l'Alfa Blu 83. Vedete come va in armonia, è molto armonica la Lotus, si deve guidare, Bateman sicuramente la conosce ad occhi chiusi, si deve guidare come se si danzasse, bisogna avere il
coraggio, ma questa è la classica vettura inglese, perfettamente equilibrata. Guardate che staccatona che ha fatto alla variante intitolata a Michael Schumacher, il pilota britannico. Non mi ricordo cosa stavo dicendo prima, però è lo stesso, perché parlavamo di dell'Alfa 33 di Crocchini, motore boxer. Naturalmente la 33 era l'evoluzione finale di quelle che sono state le Alfa che sono piaciute meno al pubblico, ovvero delle Alfa Sud, della famosa Arna, e poi è arrivata la 33 che ebbe un buon successo a livello di commercializzazione, a livello di prodotto, ma anche un buon successo in pista. Non come l'Alfa Sud, perché ricordiamoci che l'Alfa Sud ha dato vita a un trofeo importantissimo, un trofeo monomarca, che insieme a quello della Renault, insieme alla Coppa Renault, era stato all'epoca il trofeo più importante tra quelli che c'erano in Italia. Mi sembra che ci siano dei leggeri problemi per la Porsche di Rizzuto, che ha alzato il braccio e ha fatto sfilare delle vetture chiaramente più lenti della sua. Adesso andremo a cercare di comprendere che cosa è successo, mentre siamo sempre in presa diretta sulle evoluzioni della Alfa Romeo di Pantaleo, un altro che sta dando spettacolo, mentre vedete che Rizzuto non riesce a reggere il passo delle vetture che avrebbe dovuto doppiare, quindi sta cercando di risparmiare la propria Porsche quando mancano poco più di 4 minuti alla conclusione di una prima ora che è stata spettacolare, ma che sta diventando spettacolare, perché se andiamo verso la testa, bravissimo Mauro Valentinuzzi, vediamo che Giovanni Gulinelli, dall'alto della sua esperienza, ma oggettivamente dall'alto della cavalleria della sua biturbo Porsche, ha raggiunto tra virgolette piccolina, la più piccolina e meno competitiva a livello di velocità pura Porsche di Guagliardo, che adesso viene infilata in pieno rettifilo, quindi cambia la classifica assoluta, con però Guagliardo che grazie all'utilizzo di una vettura aspirata ha un vantaggio nei confronti di quella sovralimentata proprio alla staccata delle curve e anche nella primissima accelerazione, perché ricordiamo pur essendo molto evoluta la Porsche 934 biturbo, intanto c'è un Alfa Romeo che si è fermata per un problema meccanico in via di fuga. Attenzione, rischio da parte di Guagliardo. Dicevamo che c'è sempre un lag, ovvero un ritardo nella risposta del doppio turbo che rallenta la vettura. Poi la potenza, arrivano tutti i 600 cavalli, arrivano tutti in un colpo. Successivamente poi la Porsche trovò la risoluzione a questi problemi, anche perché la tecnologia, grazie alle centraline, all'epoca erano le Bosch Motronic, risolse tutti questi problemi e si arrivò a realizzare una vettura, mettiamo gruppo C, una sport prototipo importante con la 956 e la 962, che ho avuto anche l'onore di provare sull'autodromo Mirval francese, che era estremamente dolce invece, nonostante fosse dotata di un motore che derivava da questa della 934-35, naturalmente più evoluto perché erano passati circa 7 anni, 8 anni dalla nascita delle silhouette. Giovanni Gulinelli, sono gli ultimi giri per il pilota padovano, che può fregiarsi del giro più veloce in gara, ma è contentissimo anche Guagliardo. Bandiere doppie, bandiere gialle sventolate, proprio perché in via di fuga ci dovrebbe essere quell'Alfa Romeo GTA. Il direttore di corsa non ha esposto però la full course yellow. Ieri abbiamo avuto modo di partecipare al briefing dei piloti delle auto storiche. Ricordiamo, questa è la terza gara del campionato italiano riservato alle vecchiette, è una terza gara che, nonostante si sia svolta, eccola qui, è la vettura di Imbimbo, purtroppo per lui un problema, credo che possa essere stato un problema alla trasmissione della propria GTV, se non erro è una
GTV, quella di In Bimbo. E infatti sì, è una GTV 2000, naturalmente iscritta dalla Scuderia Vesuvio del periodo del secondo raggruppamento, periodo G2, ovvero gruppo 2. Gulinelli supera De Beaumont, che si è fatto da parte, e siamo all'ultimo giro di questa bellissima gara. Allora, nei vari raggruppamenti dovrebbero avere vinto Gulinelli, Guagliardo, Quaresima per quanto riguarda le vetture più moderne. Ragazzi, Quaresima, comunque, se ci fosse un podio assoluto con la Maserati Biturbo, terza posizione, chapeau, è andato davvero molto forte. Al quarto c'è Zorzi con la 157, la Porsche aspirata, che è la 930, questa qui che vi abbiamo mostrato in precedenza. Poi abbiamo Crocchini, grande applauso, poi Bateman, Pantaleo, Gaio Fatto, De Beaumont, Cecchini Guasti, Garofalo, Gentilini, Milla, In Bimbo, Santi De Filippis e purtroppo ritirati Turizio e Guerra. In Bimbo è stato costretto a fermarsi proprio il giro precedente, ma verrà classificato ugualmente, mentre De Filippis si trova a 9 giri, anche lui con tanti problemi, ma è stata una vettura che era già fuori dalle primissime posizioni. Ricordiamo, non esiste classifica assoluta, questa è la classifica che danno le prestazioni delle vetture in corsa, ma non è che Giovanni Gulinelli poi salirà sul podio perché ha vinto la gara, no, se salirà sul podio è perché ha ottenuto la vittoria nel proprio raggruppamento e ha ottenuto il giro più veloce. Ultimi metri comunque per il fortissimo pilota padovano, che assieme a Ronconi va a vincere questa gara di Pergusa con la sua Porsche 934/5. Eccolo qui, sfrecciare sul traguardo, ma grandi applausi a Bateman, che sta facendo i fari felici nei confronti del proprio box, e anche a Guagliardo, che dimostra di non avere perso lo smalto dei giorni migliori e taglia il traguardo in seconda posizione. Tutti felici perché ognuno prenderà qualcosa, anche Rizzuto, lo vedete che ha tagliato il traguardo in questo momento. Al terzo posto Quaresima, bravissimo Crocchini con l'Alfa 33, quindi grandi applausi a tutti. È stata, direi, una bellissima gara. A Pergusa hanno ricalcato questo asfalto vetture che hanno fatto, ripeto, la storia non solo dell'automobilismo ma anche di questo autodromo, e che qui avevano ottenuto alcune delle loro vittorie più importanti. La livrea minacciosa di questa bellissima Porsche, quella di Giovanni Gulinelli e di Ronconi. Le sentite la differenza di sound, di suono tra l'aspirata e la sovralimentata. Questa è la sovralimentata e qui sentite il motore, poi in rilascio il tipico scoppiettio delle vetture turbocompresse di quell'epoca. Ricordiamoci, la Porsche Turbo, la primissima 911 Turbo, era una vettura di fatto inguidabile su strada, una vettura che aveva una potenza incredibile ma davvero molto delicata da trattare, e poi a poco è sempre stata addolcita nonostante le sue prestazioni venissero incrementate. Diverso il caso di una vettura da corsa che già usciva con delle specifiche particolari. Si ferma Gulinelli ai box, altra vittoria per un pilota che, ricordo, è stato un grandissimo della Formula 3 italiana e poi ha calcato tanti autodromi internazionali. Eccolo qui Giovanni che si sta fermando in questo momento. Adesso il commissario, andranno tutti in parco chiuso, sta domandando dov'è il parco chiuso, terrà il motore acceso per
qualche istante, credo, proprio per consentire alle turbine di raffreddarsi. Ecco, infatti è ripartito, non aveva spento assolutamente il motore Gulinelli. Bella la Porsche del pilota padovano, dietro c'è la Porsche di Guagliardo. Adesso andremo a sentire anche Camilla Ronchi, che intervisterà coloro i quali a livello di prestazione assoluta sono stati nettamente i piloti più veloci. Guardate il doppio, la doppia ala che conteneva anche un radiatore. Ronconi va a complimentarsi con Giovanni. E per la quarta? Perché non va? È rotta. Cioè giravi di terza? Adesso stanno parlando. Forse l'ho fatto prima, così non penso. Questo è Gugliardo, ecco Giovanni. Quindi aveva dei problemi con la terza, Giovanni Gulinelli, guardateli. Belli sereni, non sappiamo se poi Camilla Ronchi riuscirà a raggiungerli. Ricordiamo anche che subito dopo questa corsa, lo vedranno, c'è Camilla, ecco, allora Camilla con i due che sono andati fortissimo. A te, Camilla, con Giovanni, mio vecchio collega, ha guidato anche la mia macchina, andava molto più forte di me, lo sai. Congratulazioni Giovanni, tu non lo stai sentendo, ma Giovanni, Guido Schittone durante la telecronaca ha raccontato quanto eri forte e quanto sei ancora forte. Hai guidato anche la macchina di Guido Schittone? Sì, esatto, è stata la mia prima gara in macchina in assoluto dopo aver corso in kart e mi è capitata questa fortuna. All'epoca Guido era già famoso, io ero un appassionatissimo di corse e ovviamente praticavo. E nella leggendaria scuola di Henry Morrog mi capitò di salire sulla sua macchina perché lui non poteva per impegni di lavoro. L'hai fatta andare forte? Sì, era la mia prima gara e finì, mi pare, a metà classifica della mia gara d'esordio, ma comunque per me è stata un'emozione forte guidare la macchina di quello che già vedevo in TV e che per me era già molto famoso. Complimenti, perché siete andati davvero fortissimo. Quando sei arrivato, che cosa hai detto Giovanni? Infatti vedevamo che non eravate pienamente soddisfatti, come mai? Beh, io ho fatto un paio di svarioni dovuti alla non conoscenza della pista, poi lui ha rimediato, alla fine c'è stato però un problema tecnico per cui ce l'abbiamo fatta proprio per il rotto della cuffia. Ma ancora meglio, no? Sì, ancora meglio, ma è stato anche mentalmente, siccome ha ceduto una marcia, a quel punto c'è il rischio che si spacchi tutto il cambio, quindi poi si è rotta la quarta, che qui a Pergusa è fondamentale, quindi avevo questo problema di cercare di recuperare ma con una marcia in meno e cercando di salvare il resto del cambio, quindi è stato... Quindi è divertente adesso che lo racconti, però giustamente non quando l'hai vissuto. No, 3 minuti fa non mi stavo... Sì, mi divertivo a guidare perché Pergusa tra l'altro è fantastica come pista, è molto divertente, però c'era tanta tensione, sì. Grazie, grazie ragazzi, adesso highlights e poi podio. E grazie Camilla. Allora, la partenza con Ronconi, ma guardate cosa combina Guagliardo, vero sangue siciliano, caldissimo, il pilota preparatore va al comando e guardate la piccola Dallara X19 di Turizio che va ad attaccare la ben più potente Porsche di Ronconi, poi dietro c'è l'altra Porsche, quella di Rizzuto, e intanto diamo, mentre vediamo queste belle immagini con la lotta tra Ronconi e Turizio che lo infila con la Dallarina X19, peccato perché quando ormai era in vista del traguardo il pilota campano è stato costretto a fermarsi. Comunque ha dato spettacolo qui la Dallara
viene superata dalla Porsche azzurra. Vi dico intanto, vi confermo i vincitori dei vari raggruppamenti. Nel primo raggruppamento vittoria, qui c'è il testa coda dell'Alfa Romeo di Guasti. Nel primo raggruppamento vittoria della Lotus Elan di Bacon, questo è il ritiro di Turizio. Nel secondo raggruppamento chiaramente vittoria della Porsche di Guagliardo. Nel terzo raggruppamento vittoria di Gulinelli e Ronconi, e nel quarto raggruppamento vittoria della Maserati Biturbo di Quaresima e l'arrivo di Giovanni Gulinelli. E adesso c'è il podio, che è il secondo podio della stagione. Questo è Quaresima, bravissimo, che va a vincere il proprio raggruppamento, quello dedicato alle vetture più moderne, con la Maserati Biturbo, mentre lo Slow Motion è dedicato all'arrivo vittorioso di Giovanni Gulinelli, il quale ottiene anche il giro più veloce in assoluto della gara. Pensate, 1.48.159 alla media di 164,8, poteva partire comodamente anche nella gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance. Ecco Ronconi che sta seguendo Giovanni, questo è Quaresima. Un'ora di corsa, non c'è aria condizionata, c'è tanto caldo, sono vetture comunque che hanno una certa anzianità, vi posso assicurare che sono anche faticose pur in un autodromo che consente ampi spazi di relax. Quagliardo si sta confrontando con Giovanni Gulinelli, adesso in cuffia ho le voci live, perché chiaramente la telecamera sta andando su quelli che sono stati i grandi protagonisti. Sono comunque i tre arrivati ai primi tre posti assoluti e sono tre che hanno vinto il loro raggruppamento. Manca ancora il pilota inglese, ovvero Bateman, con la Lotus Elan, vincitore del raggruppamento 1. Sentiamo che cosa dicono. Per esempio l'ultima variante, quella prima quarta, ci vuole solo un po'. No, ecco, si stavano confrontando sulla variante, la prima variante. Allora Ronconi e Guagliardo si sono confrontati proprio alla prima staccata. Vediamo Ciro Sessa in lontananza, vediamo anche Mario Sgro, stanno cercando di organizzare un podio. Sarà una cerimonia credo abbastanza lunga, non so quale trasmetteremo. Le dovrebbero infatti fare il podio del primo raggruppamento, noi siamo sempre invece sul secondo, il terzo e il quarto. Ah no, stanno parlando del cordolo. Allora Ronconi sta dicendo: noi che abbiamo i cerchi scomponibili si possono rompere se li prendiamo male. Ecco, vedete, si conferma. Questo è Mario Sgro che ci ha fatto compagnia per circa una ventina di minuti credo durante la telecronaca. È l'appassionatissimo presidente dell'ente Autodromo di Pergusa. Autodromo di Pergusa che vi ricordo oggi pomeriggio ospiterà la prima gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance. Con noi dovrebbe esserci, uso il condizionale perché non si sa mai i piloti quali siano i loro impegni, dovrebbe esserci colui che è stato grandissimo protagonista della prima gara del campionato italiano Gran Turismo Sprint, ovvero Alberto Di Folco, pilota ufficiale della Lamborghini, colui che ha sviluppato spesso e volentieri le varie evoluzioni della Lamborghini Huracan Super Trofeo. Subito dopo la gara del Gran Turismo Endurance ritorneremo sempre a parlare di sport prototipi. Qui intanto c'è il nostro amico Gigi Vignando che sta annunciando le modalità con cui verrà svolta la premiazione di questa bella gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance, mentre c'è un pilota che sta cercando qualcuno in mezzo al pubblico o in mezzo ai tecnici.
E su queste immagini vi do appuntamento appunto oggi pomeriggio, quando ci sarà la prima gara del campionato italiano Gran Turismo Endurance. Arrivederci e grazie. Thank you.